proclama eletto la carica di sindaco del comune di Melito di Napoli il signor Luciano Mottola. A Melito parte ufficialmente l'era Mottola. Questa mattina nell'aula consiliare si è tenuta la proclamazione del nuovo sindaco, scelto da oltre 6.700 melitesi al ballottaggio. Subito dopo aver indossato la fascia tricolore, l'appello all'unità e alla collaborazione dopo gli ultimi scambi di accuse della campagna elettorale. C'è un clima che non fa bene a Melito, non fa bene ai melitesi. La campagna elettorale è finita, bisogna ripartire e cercare nei limiti del possibile di collaborare. Melito ha bisogno dell'impegno di tutti, ha bisogno dell'impegno anche delle forze di opposizione e soprattutto ha bisogno di meno polemiche sterili, più fatti, più concretezza, meno veleno per poter ripartire. L'ho sempre detto, anzi tra l'altro l'ho sempre fatto, anche nel periodo in cui sono stato sindaco facente funzioni, aprì all'intera opposizione per collaborare e lavorare insieme per la città. Questo invece è il primo provvedimento annunciato per la città, negli ultimi mesi commissariata proprio per l'atto di sfiducia che l'ha fatto decadere da sindaco facente funzioni. Il primo provvedimento che prenderò sembra una battuta, ma bisogna illuminare Melito e quindi le lampadine della campagna elettorale in questo c'entrano ben poco. Abbiamo una città che praticamente è al buio pesto in gran parte di essa, è stata fatta scadere l'appalto con la ditta manutentrice senza che venisse fatta una proroga, affidato anche parzialmente successivamente il servizio a qualche altra ditta. È assurdo che in una città dove problemi di sicurezza sono all'ordine del giorno, con un altissimo tasso di criminalità, le strade siano al buio ormai da settimane e settimane. Poi ha spiegato che saranno scelti assessori del territorio. La giunta ci stiamo lavorando, meglio ci comincerò a lavorare in modo più concreto già da domani mattina. Riunirò le varie liste che hanno sostenuto la mia candidatura, chiederò loro qual è la loro visione di giunta, io ho le idee ben chiare. Vi prenderò dei giorni, come naturalmente è giusto, per poter decidere. Poi sarà fatta una giunta di altro profilo, una giunta che sarà mista, una giunta dove avranno pari dignità sia gli uomini che le donne. Saranno tutte persone del territorio e impegnate sicuramente sul territorio. Dobbiamo dare spazio alla melitesità. Non abbiamo delle cambiali da scontare con alcun partito, quindi certamente deciderò di testa mia su come formare la giunta.